Iscriviti al canale! Il gameplay era The White Castle. Carino, lo proverò. La mia invece è andata con l'asilo in stalla. Ah, visitare una stalla con cavalli. Ok, fico. Ah. E questo? Prendiamo. Beh, carino, dai. Molto bello. Bello se li portano a vedere gli animali, sempre bello. Sette nuovi avversari. Diamo inizio alle danze. Allora, demoni, draghi, elementali, Murloc, Naga. Ricordiamoci che la prima partita dobbiamo cercare di non arrivare agli ottavi. Quando sono andato io, una capra mi ha mangiato i capelli. No, Snipping Tool. Non è neanche la chat. La battaglia infuria là fuori. Joe De Luca, grazie mille. Portiamo qualche amichetto ad altre live. Belli, 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 belli. Ieri cosa ho guardato? Ieri notte mi sono guardato un po' di... no, stavo guardando i cubi di... ieri notte, scusatemi, ma è uscito il Vintage Cube su... quindi ho guardato Magic. Live ho guardato Magic. Cioè, ho guardato i 64 Man di Caleb D. Tanto c'era Giulia stanotte che... l'abbiamo messa in lettino? È voluto uscire dal lettino dopo 3 secondi, tipo. E... non è il più forte, ma combatterà. Andiamo bene, che devo fare? Dicevo che stavo guardando Caleb D. Sapete, io sono un grande fan di Magic, un grande fan dei Cube Draft di Magic. E niente, ieri notte poi non riuscivo a dormire perché Giulia l'abbiamo messa in lettino. È voluta uscire dal lettino subito. E poi nel letto stava dove ci sono i cuscini in orizzontale. E a soldatino proprio, si puntava. E quindi... quindi niente, cioè, quindi che cazzo. Facciamo anche... livelliamo. Farò ciò che posso. Quindi non è che ha dormito tantissimo. E quindi ieri sera mi sono guardato un po' di Cube Draft di Caleb D, che tra parentesi devo finire di vedere perché ho visto la top 8 in 1 e devo finirmi di vedere la live, la recupererò stasera. Stasera non la recupererò mai perché domani mattina si parte alle 5, eh? Domani mattina io prendo la macchina alle 5 per venire a Milano. Wecca wecca tieulero, previsioni del futuro, amuleti, eh. Ci avuto scritto. Ci sono. Bravo, GV. Sei il mio eroe, GV. Tu sì. E a sto punto di livello. Non mi fai mica 15 danni. L'anno scorso fu terribile. Terribile. Sono tornato, ho fatto il viaggio di ritorno da Milano. Avevo... almeno... minimo 38 e mezzo di febbre. Cioè, una cosa... oh, è stato bruttissimo. Allora.
Lui ci piace. Bella Gioppo. Mi piace il tuo modo di pensare. Percussioni. Ah, Tripola. Sai che la GV è alta priorità di pigliare Covid? Sì, ma no, lo so, cioè nel senso non è che. So che vado lì e mi ammalerò. Ce l'abbiamo fatto. Succede. Secondo me si gioca. Livellerò il prossimo turno, che devo fare? Sto mettendo indietro così magari lo shot. Cattiveria ovviamente, è lui ultimo. C'è un po' di cattiveria, lo ammetto, nel mio piano. Oh, 8-12. Spiace. Tutto. Penso che level up freeze sia la play. L'alternativa è vendere due e fare HP, ma è brutto. Allora, io ero indeciso se andare quest'anno alla Milano Games Week o alla Fashion Week. Ho scelto la Milano Games Week per quest'anno. Grazie mille, Angelux, con i 9 mesi. Ragazzi, non dimenticatevi di supportare il canale con sub gift e cose speciali. 19% lethal. Se lavoro di meglio, questo già dovrebbe assicurarmi il non lethal. 19% non era poco, eh. Non era poco per una minghi. Per una minghi. Muerto ci piace. Non credo di livellare adesso. Questo è brutto. Leroy Jenkins. Se è forte in questo meta, in questo spot. E con questi tag. Oh, ma è l'ombrando. Proprio tu volevo. Volevo proprio lei, signor Mylon. Di cosa? No, niente. Nessuna tazzina. Potrei non aver giocato al meglio. C'è ancora anche De Akkari. Il problema è che troppo spazio. Avevo bisogno di troppo spazio qui. Probabilmente dovrei andare in Willock, in realtà. Vediamo. Gran bel lavoro. Mantieni la pressione. Bella scelta, molto tattica. Toglierei loro due. Ok. Affronti me, affronti il mare.
servitore in meno, una moneta d'oro. Vedere il voodoo mio. Basterà? Speriamo. Continua così, forza. Potrei anche eliminare in realtà, Se tirassi in modo un po' chirurgico. Oh sì. Adesso chi si toglie? Questa è una bella bega, probabilmente di eroi. È l'unico che posso togliere qui. Aspetta che potevo fare anche HP qua. Beh, un vero eroe qua prende anche Bian. Lo lascerei. Un servitore in meno, una moneta d'oro in più. Belli. Di queste reclute. Oh, stai facendo boh. Basterà? È ancora finito. I soldi sono immeritato. Ma come immeritato? Guarda là. Prima partita del giorno. 8.000 alla calde. E lui sta a 16, non subisce mai vita. Così toglierei lui. Da cari. Il destino del mondo è il mio. Io lo dico sempre, fai le cose in grande o non farle affatto. Oh oh, stai facendo carriera. Ora sì che si ragiona.
Basterà? Sì, occhio sì. Se incontro in quello potrebbe non bastare. Ma con il titolo intendo che se non arrivi ai 14k non vai a Milano oggi, non vai a Milano domani, assolutamente sì. I tuoi servitori hanno davvero dato tutto. Anche a me non piaceva. Eccoti una moneta d'oro per il discorso. Ottima giocata. Chissà quali saranno le conseguenze. Assolda pure una di queste reclute. Ci dentro! Ehi, stai davvero creando una grande... Che te potevo trovare bene. Anch'io avrei scelto quello. Non piaceva. Eccoti una moneta d'oro per il disturbo. Volevo triplare. Perché in realtà io dovrei passare a Murloc. Cioè, Murloc scala un sacco di più. Dovrei togliere un Deakizat. No, in realtà, o un Karagos, ma vorrei triplare lì. Mi piacerebbe. C'è anche la lista recente che non è a male. Ci credo. Ci ho creduto troppo poco. Te lo fa capire. Faccio adesso, un po' brutto. Due, quattro. Così. Devo dire che come primo game sono stato abbastanza soddisfatto. Peccato non aver trovato triple. Cioè tripla di questo e questo diventava nuovo. O di Bean. È vergognoso, scusatemi. L'asfalto, prima partita, prima vittoria. Easy, 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 easy. Pulita.
Pulita vittoria. Vittoria pulita, primo game. Prima gioia. Nel chill. Nel chill proprio, nel chill questa prima partita, eh. Si fa così. Nel modo giusto.